E via. Allora, partiamo. Numero uno, chi di voi si occupa di connettività sicuramente avrà notato un incremento sostanzioso delle richieste da un lato e della banda necessaria ai clienti dall'altro. Chi invece è un system integrator e quindi dall'altro invece si occupa più delle reti di accesso. Comunque, in ogni caso, diciamo, la tematica wireless è una tematica che è ormai sul tavolo come quasi bene di prima necessità. So, di seconda facciamo per non essere troppo pretenziosi. Allora, vedete, in questa slide abbiamo recuperato qualche articolo e quindi vedete che se aprite Google, qualsiasi cosa digitate sulla connettività, effettivamente le richieste di traffico sono notevolmente aumentate. Vedete, aumento traffico dati, più 50% in confronto al mese di gennaio e più 25% rispetto allo stesso periodo 2019. Vedete anche al mix 1,1 terabyte di traffico, ovviamente in crescita il traffico degli Internet Service Provider. Quindi questo è una cosa. Tra l'altro, Marco, questo è proprio un qualcosa che è partito con l'inizio del lockdown, quindi già da subito si è vista questo trend. Esatto. E tra l'altro abbiamo anche recuperato qualche dato di qualche cliente proprio nostro italiano che vi faremo vedere. Vorrei però, prima di entrare nello specifico proprio del Covid, del periodo Covid, capire com'era l'evoluzione del traffico giornaliero. Questo magari è una slide che avete già visto, però mi piacerebbe ripercorrerla con voi perché già dal 2014 al 2018 e poi dal 2018 al 2020 c'è stato un incremento sostanzioso. Vedete, questo era un incremento nel prime time, quindi dalle 9:30 di sera alle 10:30 di sera. Questo è relativo alle reti degli operatori. Esplosione del video on demand. Quindi, se vediamo tutti i grafici degli analisti, riportavano un'esplosione del traffico video dal 2018 in poi, ma in realtà che continuerà a crescere anche nei prossimi anni. La cosa però che non ci aspettavamo è quella che vedete adesso, cioè 2020 post-Covid ha creato due tendenze. Numero uno, incremento del 50% del traffico, che già lì è una bella botta. Numero due, il fatto che il traffico si è spalmato nell'intero orario giornaliero, quindi non è più in prime time alla sera, quando uno torna a casa da lavoro e si mette sul divano, ma è spalmato su tutta la giornata. E anche questo ovviamente ha messo a dura prova le reti degli operatori. Ecco, questa slide è interessante, vi dicevo, è recuperata da un nostro cliente italiano, quindi non è generale, è proprio test di campo. Vedete, è stato fatto dal 4 febbraio in confronto al 12, quando si sono poi chiuse le scuole, e vedete la differenza. Uno, è incrementato da 217 gigabit a 300, e due, si è spalmato in tutto l'orario. Ok, potete immaginare quanto sarà adesso. Io mi aspetto che l'incremento sia ancora di più e sia ancora più spalmato, cioè anche diciamo in orario mattutino, comunque la richiesta di banda sarà in ogni caso alta. Questo è un altro dato interessante che abbiamo visto anche in qualche scorso Friday Update, ed è la suddivisione del traffico. Rimane quello che dicevamo prima, suddivisione molto legato da un lato allo streaming video, Netflix, YouTube, Facebook Video, eccetera, Instagram Video e così via, dall'altro al gaming, quindi PlayStation, Xbox, eccetera, eccetera. E poi a scendere tutto il resto. Ecco, quali sono le sfide per i service provider in questo periodo? Allora, numero uno, abbiamo visto l'incremento di rete, che già non è una cosa banale. Numero due, la necessità di maggior banda in uplink, perché lo smart worker non è solo ovviamente colui il quale utilizza la mail, utilizza solo il gestionale, ma c'è molto traffico in uplink, quindi si fa l'upload di file, piuttosto che con le videoconference. Sapete, in realtà è tutta una questione di downlink, ma anche di uplink. Poi si è creato spesso un collo di bottiglia nel backhaul. Chi non si è mosso in tempo a crearsi un backhaul di livello,
in realtà ha avuto qualche problema. E poi nuovi profili richiesti, sempre di più c'è la necessità, uno, di dare connettività a chi non ce l'ha, due, chi ce l'ha ne richiede di più, quindi magari passa dal 20 mega al 30 mega, dal 30 mega al 50 o in più. Alta domanda della qualità del servizio, perché ovviamente poi ci sono traffici e traffici, il VoIP è uno ovviamente dei traffici più che ne risentono di più anche la qualità del servizio, ma anche il video e tanti altri servizi critici, tra l'altro. Requisiti di sicurezza, quindi abbiamo visto una richiesta molto elevata sulla tematica cyber security, quindi la sicurezza dei propri dati, visto che tutti lavorano da remoto, c'è cioè un traffico di dati sensibili da e verso il data center che ovviamente impatta moltissimo. Poi abbiamo aumento anche dei costi di installazione, visto che sono diminuiti molto anche gli installatori che vanno a installare, e poi che diventa ovviamente molto complesso, quindi andare a installare per tutte le questioni legate alla sicurezza, questioni giuste ovviamente. In più la copertura della fibra aveva dato e dà ancora del filo da torcere agli operatori che usano il wireless. Lasciatemi dire che questa era una tendenza però pre-Covid soprattutto, nel senso che adesso c'è un ribaltamento, diciamo, della situazione, perché le reti wireless permettono in maniera molto più veloce, molto più efficiente e anche molto più economica di essere messe in piedi in 448, mentre ovviamente la fibra servono gli operai, gli scavi, eccetera, eccetera. Quindi, come bisogna rispondere a tutte queste sfide? Allora, numero uno, ovviamente avere innanzitutto una congrua, parliamo qui di operatori in primis, congrua capacità presso gli Internet Exchange, cosa fondamentale come base, ma non dimentichiamoci che è importante anche una solida infrastruttura cablata ottica o anche di backhaul wireless, che sia performante per trasportare tutto il traffico che poi viene distribuito e portato a casa degli utenti o presso le aziende. Dall'altro lato, quindi una volta che io ho l'Internet Exchange a posto, il backhaul a posto, in realtà quello che mi serve è l'ultimo miglio, e l'ultimo miglio sappiamo essere anche quello più rognoso. Perché? Perché ovviamente c'è condivisione nel mezzo. Quindi io ho, nel caso del 5 GHz, la banda libera, e quindi banda libera ovviamente devo avere a che fare con le interferenze che spesso ci sono, con gli altri che sono sulla mia stessa torre, che condividono quindi lo spettro, e non da ultimo anche le contemporaneità, soprattutto in questa situazione, con richiesta di banda elevata, richiesta di downlink e uplink elevato. Ecco, c'è un altro paradigma interessante, questo volevo raccontarvelo perché è un po' una novità rispetto ad altri momenti. Si è creata l'esigenza di quello che viene chiamata videosorveglianza smart, cioè l'avrete magari letto negli articoli sui giornali. Sempre di più il concetto di smart city da un lato, ma dall'altro safe city è un qualcosa che sta diventando una realtà. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che adesso, quando pian pianino cominceranno a farci uscire, e quando ci sarà il periodo post-Covid, in realtà non sarà tutto come prima, ma si utilizzeranno molto le tecnologie per aiutare, da un lato, i pubblici ufficiali a scansionare le città, a renderle più sicure, eccetera, e dall'altro per il cittadino affinché i luoghi che vengono utilizzati siano essi stessi sicuri. E questo come si fa? Si fa con un connubio di tecnologie che di base potete vedere qua. Quelle che ad oggi abbiamo visto di più e sui quali ci sono anche un sacco di tavoli di lavoro sono tecnologie da un lato wireless per ovviamente avere il backhaul e per il trasporto, dall'altro la videosorveglianza. Quindi, numero uno, innanzitutto una rete wireless serve sia per trasportare i dati, ma per dare accesso anche agli utenti. Due, le telecamere di videosorveglianza utilizzano la rete per trasportare i propri dati, quindi sempre la stessa rete, ovviamente con qualità del servizio, eccetera, eccetera. Sicurezza, anche perché i dati sono sensibili, eccetera. Terzo, gli hotspot possono essere anche utilizzati con funzionalità di localizzazione e tracciamento degli utenti,
per capire quando ci sono gli assembramenti di persone. E questo viene fatto con il conteggio dei MAC address. Le nostre soluzioni SIEM Pilot sono abilitate per farlo, sia tra l'altro con tecnologia Wi-Fi, ma anche tramite la tecnologia Bluetooth che abbiamo integrata negli apparati. Quindi il portafoglio prodotti Cambium, tutto completamente gestito da SIEM Maestro, mette a disposizione l'intera piattaforma dal punto punto al punto multipunto al Wi-Fi e agli switch. E quindi entriamo nella tematica proprio di cosa potrebbe servire nella fase 2. Potrebbe servire da un lato sempre più connettività, ma sulla quale puoi insistere applicazioni specifiche e verticali. E dall'altro aggiungere la sicurezza. Quindi tramite il trasporto ovviamente vado a creare le fondamenta. Con il wifi vado anche a monitorare gli aggruppamenti di persone. Ovviamente dando però l'accesso, la copertura, anche non dimentichiamoci che il Wi-Fi è stata e è tuttora una delle tecnologie più utilizzate, soprattutto negli ospedali temporanei, nei campi che hanno allestito ad hoc con le rianimazioni, eccetera. Quindi sono tecnologie che vengono utilizzate quotidianamente in emergenza. On top, quindi sopra le fondamenta, cosa ci mettiamo? Ci mettiamo il layer di sicurezza, con delle videocamere che possono essere utilizzate come videosorveglianza standard, ma sempre di più con le videocamere termiche per capire la temperatura corporea delle persone, piuttosto che fino ad arrivare a applicazioni di riconoscimento facciale, eccetera, eccetera. Qui ovviamente chi più ne ha più ne metta. Però la tematica importante è che il wireless è la tecnologia che è in assoluto la migliore come flessibilità, velocità di installazione e rapporto qualità-prezzo. Ok, partiamo ora quindi, dopo che abbiamo fatto un po' di chiacchiere sull'ambiente attuale, sia dal punto di vista degli operatori, ma anche dal punto di vista applicativo proprio della pubblica amministrazione, di quello che succederà nel post-Covid, capiamo invece le soluzioni IPMP. Allora, come vi dicevo, vi racconto, faccio un po' di cappello introduttivo sul mondo IPMP. Molte aziende, molti clienti, molti nostri partner già conoscono l'IPMP, quindi ovviamente troveranno queste slide un pochino ridondanti, però è fondamentale capire. Numero uno, la soluzione IPMP è nata ancora agli albori di Cambium come una soluzione che riuscisse a rispondere a due requisiti. Numero uno, mantenere la bontà e l'efficienza delle nostre soluzioni di fascia alta, ma dall'altro avere un ottimo rapporto qualità-prezzo. Quindi in realtà da quando è nata ha avuto veramente un excursus incredibile e ad oggi le realizzazioni in Italia sono veramente tantissime. Perché sono tantissime? Perché? Perché è una soluzione facile da installare, facile da gestire con il nostro software gratuito SIEM Maestro, perché permette il punto multipunto ma anche il punto punto, perché ha dei prezzi competitivi, perché utilizza i chipset standard e quindi utilizzando i chipset standard con poi un layer software creato e sviluppato direttamente da Cambium Networks, siamo riusciti ad avere un prodotto ad un costo contenuto, ma con delle performance estremamente interessanti. Infatti, le performance che dopo il buon Max ci racconterà, permettono, uno, la gestione dell'alta densità, alta contemporaneità in ambienti ad alta interferenza. Quindi tutte cose che in questo momento ci troviamo davanti. Cioè, quando dobbiamo fornire connettività a un paese, a una zona, una città, ovviamente ci troviamo di fronte a interferenze, ci troviamo di fronte a pochi canali liberi disponibili e quindi dobbiamo aumentare l'efficienza spettrale. Dobbiamo aumentare il numero di clienti per settore perché non posso riempire la mia torre, il mio palo di access point, anche perché non ci sono canali sufficienti e poi perché si creano da soli in interferenza. E ovviamente devo dare la capacità, quindi il profilo richiesto, che prima dicevamo 30-50 megabit, sempre più richiesti a tutti i miei clienti. Ovviamente le soluzioni PMP, ma anche le soluzioni SIEM Vision, che appunto sono le nuove nate in casa Cambium, sono perfette anche come backhauling di tutti gli impianti di Wi-Fi, hotspot e ovviamente anche di videosorveglianza. Quindi dicevamo elevato numero di clienti per settore, questo cosa significa? Maggior scalabilità di rete, investimento a lungo termine. E questo permette poi, grazie a alcune chicche tecniche, l'ottimizzazione delle frequenze perché io posso usare un numero inferiore di canali, avendo cosa?
diciamo, quello che ci ha caratterizzato dall'inizio dei tempi, cioè la sincronizzazione GPS che avevamo sulle soluzioni, addirittura le canopy quando eravamo Motorola, ci siamo portati dietro poi nelle soluzioni nostre 450 e ci sono anche nelle soluzioni PNP. La sincronizzazione GPS mi permette, uno, di avere dei benefici enormi sia in downlink che in uplink nella gestione dei canali, riduco il numero di canali, riduco la banda spettrale tra un canale e l'altro. Poi cosa abbiamo ancora nell'IPMP? Abbiamo il controllo automatizzato della potenza di trasmissione delle SM, questo ovviamente mi evita poi di creare ulteriore interferenza sulla torre. Utilizziamo delle antenne settoriali con alto front-back ratio, cioè questo mi permette di mettere due access point, uno a 90 gradi rispetto a quell'altro, e quindi di avere una copertura senza avere, diciamo, interferenza cogenerata dall'access point che mi trovo dietro. In più poi, diciamo, dall'IPMP 1000, che è stata proprio la primissima soluzione, all'IPMP 2000 c'è stato già un salto epocale, abbiamo creato poi il filtro anti-interferenza, e quindi questo ovviamente mi va poi a filtro passabanda, quindi quando io seleziono una frequenza evito che mi entri l'interferenza dalle frequenze adiacenti. Oltre a questo poi abbiamo costruito le soluzioni con il multi-user MIMO, le soluzioni poi con l'antenna beamforming, e quindi creando dei fasci direttivi, evitando quindi delle interferenze proprio puntuali sul mio raggio d'azione. Bene, quindi per arrivare poi tuffandoci alla soluzione PMP 3000, e Max poi ci aiuterà nella navigazione, diciamo che l'IPMP 3000 è stata la soluzione rivoluzionaria che abbiamo lanciato l'anno scorso e che ci ha permesso di aumentare moltissimo la capacità e anche la gestione sia delle interferenze dal lato, ma la gestione delle contemporaneità. L'IPMP 3000 utilizza un chipset 11AC Wave 2, tra l'altro è stato anche uno dei primi ad utilizzare l'11AC Wave 2, e la cosa interessante è che mi permette una modulazione più elevata, quindi dei canali anche più grandi, e soprattutto il 4x4 multi-user MIMO, che in realtà è poi quello che ci permette le performance che vedremo poi dopo. Una cosa interessante è che io ho, dicevamo prima, esigenza di gestire l'uplink, no? In questo momento siamo tutti smart working, quindi l'uplink noi lo abbiamo cominciato a gestire già da diverso tempo, nel senso che ovviamente era gestito dall'inizio, ma abbiamo poi costruito un'antenna ad hoc, che era come vi dicevo, l'antenna beam steering, per migliorare l'upload. Infatti, tantissime soluzioni di videosorveglianza sono state poi messe in piedi con questa tipologia di antenna. Detto questo, una cosa fondamentale da dire è che l'IPMP 3000 in più protegge l'investimento, cioè se io sono un cliente e sono partito nel 2013 con Cambium, IPMP, ho preso un IPMP 1000 con le vecchie FORS, le 180, ok? Adesso se metto l'IPMP 3000 non devo buttarle via. L'IPMP 3000 gestisce la retrocompatibilità, quindi funziona sia con le FORS 300, che sono quelle attuali, 11AC Wave 2, sia con le precedenti 11N. Ok, una cosa non trascurabile, anzi molto importante, è la garanzia. Noi diamo su tutto il portafoglio IPMP la garanzia standard di 3 anni dall'acquisto. Secondo me questo è veramente un fiore all'occhiello, perché garantendo per 3 anni siamo anche sicuri che i nostri prodotti funzionino. Non tanti altri produttori mettono così sul tavolo 3 anni pronti via, senza tra l'altro aumentare prezzi, eccetera. Cioè sono già inclusi nel costo dell'apparato. Bene, a questo punto direi che la parte un po' più discorsiva l'abbiamo vista. Lasciamo spazio a Max, che invece ci guiderà in tutte le questioni tecniche, sicuramente per molti di voi estremamente più interessanti. Quindi ora, esatto, gli diamo la parola, e non solo, gli diamo anche la presentazione. Grazie Marco. Eccoci qua. E comunque sei stato un super tecnico, quindi questa parte Si fa quel che si può, dai. Eccoci, qua. ti ho Allora, mandato il link.
Ok, vediamo se mi vedete. Un secondo solo, proietto. Dovreste vedere la stessa slide di prima di Marco. Perfetto, sì. Perfetto, bene. Ok, io che cosa vi voglio raccontare nello specifico? Questa però l'ho messa via. Un secondo solo che sistemiamo la view. Ok, io che cosa voglio raccontarvi in più nello specifico? Tendenzialmente un qualcosa che vediamo oggi, ossia l'opportunità di dover andare a modulare con una tecnologia AC Wave 2. Per quale ragione? Semplicemente perché nel mondo reale ci viene chiesta sempre più capacità e per avere questa più capacità abbiamo bisogno di una soluzione in grado di offrirla. In questa slide si vede il motivo per cui le PMP fondamentalmente tende a voler lavorare oggi su una tecnologia AC Wave 2. Se noi utilizziamo una capacità di un access point, qua nel caso diciamo estremo da 80 MHz, quindi con una capacità aggregata potenzialmente gestibile fino a 500 megabit, le tecnologie AC non di tipo Wave 1, per poter supportare con quelle canalizzazioni questo tipo di livelli di modulazione, questo tipo di performance, hanno bisogno di un certo livello di modulazione, ma soprattutto di un certo livello di rapporto segnale-rumore. Con la tecnologia invece AC Wave 2 di generazione 3 delle PMP 3000, come vedete, il supporto di questa, diciamo, potenziale massima capacità, grazie allo sviluppo del multi-user MIMO, è sostenibile anche con dei livelli di rapporto segnale-rumore più bassi e con dei livelli di modulazione più bassi, il che rende fondamentalmente la capacità aggregata più facilmente raggiungibile in un contesto operativo reale. Ora, chiaramente qua stiamo vedendo un esempio, 1 giga 500 megabit nel caso in cui ci siano tecnologie che modulano con modulazioni più o meno elevate. Nel caso del gigabit, vedete, si parla di una 4096 QM. È chiaro che se poi ci rapportiamo alla realtà operativa degli operatori, normalmente le canalizzazioni sono a 40 e a 20 MHz e quindi poi l'aggregato è sicuramente differente. Ma il tema qui è più che altro andare a capire come il fatto di sfruttare una tecnologia AC Wave 2 di fatto ci dà un'opportunità di poter lavorare con un livello di capacità elevato anche in un contesto di performance e modulazione totalmente differente. Cambio da questo punto di vista sulla tecnologia multi-user MIMO ci crede molto dal punto di vista dello sviluppo. Lo fa sulla piattaforma PMP, ma lo fa anche sulla piattaforma di livello core in maniera molto, molto spinta. Qui ci sono anche degli esempi poi di costruttori che lavorano con queste tecnologie che hanno necessità di quel tipo di modulazione per sostenere quel livello di capacità. Un'altra cosa interessante che le PMP ci pone davanti a noi è il fatto della continuità di investimento, come diceva giustamente Marco. Noi oggi siamo con una tecnologia AC Wave 2 che ha introdotto, dopo un po' di, diciamo, di trascorsi software, la compatibilità piena tra CPE di tecnologia 11N e CPE di tecnologia attuale, quindi AC Wave 2, come i modelli FOST 100. Il fatto di investire oggi su una infrastruttura di tipo 3000, e quindi programmare un ampliamento di rete, consente da un lato, come dicevamo prima, di preservare l'investimento, ma dal punto di vista tecnologico di prepararsi magari anche alla successiva onda che ci sarà in futuro, come quella, ad esempio, dell'adozione di tecnologie di tipo 802.11ax, che permetteranno a quel punto di non buttare via il parco installato, ma permetteranno di poter riutilizzarlo su un principio similare a quello che vediamo oggi con la tecnologia AC Wave 2 sull'N. Quindi, di fatto, questa piattaforma 3000 ci pone
in condizioni di operatività migliore con una maggior opportunità di preservare l'investimento che oggi decidiamo di fare rispetto ad andare su altre soluzioni, magari più o meno proprietarie, dove però bisogna sostituire tutto e non sappiamo che succederà nel futuro. Chiaramente anche il livello di capacità è un qualcosa che vediamo aumentare con l'aumento anche delle prestazioni all'interno delle problematiche di interferenza, mantenendo un rapporto tra costo di megabit al dollaro che va sempre più a diminuire man mano che si sviluppano nuove soluzioni, nuove tecnologie. Quindi, qual è oggi l'offerta che dal punto di vista degli access point, quindi delle soluzioni cambio trovate a portafoglio? Tendenzialmente è composta dalle due soluzioni ePMP 3000 access point, quindi 3000 e 3000L, quindi con tecnologia ACWave2, in un caso antenna 4x4 1 MIMO e nel caso del 3000L antenna 2x2 MIMO, e tutto lo storico precedente, quindi 2000 e 1000. Quello che si è aggiunto in più recentemente è stata anche la soluzione con una tecnologia sempre ACWave2, ma in questo caso in un'ottica di micro POP, quindi un dispositivo access point pensato per fare una copertura un po' più, diciamo, a corto raggio, per poter creare delle zone di copertura sul modello delle microcelle tendenzialmente. Quindi oggi quello che possiamo sfruttare come base station è composto da una linea di prodotti e di soluzioni. Per quanto riguarda questa ePMP 3000 micro POP, qui vediamo un po' racchiuse in maniera molto semplice le caratteristiche. È fondamentalmente una tecnologia, in questo caso, con antenna MIMO 2x2 in protocollo 802.11 ACWave2 e con un'antenna integrata di 8 dBi che riutilizza un po' il form factor che conoscete anche nel mondo Wi-Fi CNPy. Serve proprio a migliorare dal punto di vista della progettazione della propria rete o dell'ampliamento, della ringegnerizzazione della propria rete per far sì che si possa offrire un contratto con capacità più alte e star dietro alla richiesta, quindi una soluzione per creare quindi delle coperture un po' più localizzate, sfruttando backhaul esistente o creando solo ad hoc nelle zone in cui c'è bisogno di un rafforzo locale della connettività, ma anche per fare eventualmente anche servizi di tipo diverso, in ausilio agli hotspot piuttosto che alla videosorveglianza. L'altra cosa che è stata introdotta recentemente è la disponibilità sul mercato di una soluzione d'antenna, in questo caso un'antenna omnidirezionale 4x4 multi-user MIMO. In questo momento questa soluzione non è a portafoglio di cambio, ma è offerta da Keepy Performance, che è un costruttore di sistemi d'antenna. E questa tipologia di antenna offre anche qui la possibilità di sfruttare la vostra ePMP 3000 in un concetto di copertura cellulare omnidirezionale, sfruttando quello che è il vantaggio anche qui del GPS. Qui vedete un esempio di test Scusa, scusa se ti disturbo, con Max. performance. Forse sono io, Sì. ma ti ho sentito malissimo, quindi no, magari in realtà forse è un problema della tua connettività perché ti vedo anche un po' così. Niente, solo per dirtelo, magari se puoi ridire due parole su questa slide perché almeno io me la sono persa. Ok, ma vediamo se mi sentite o no. E anche gli altri ti hanno sentito male. Ok, allora facciamo una cosa, magari togliamo il video che non stressiamo il mio povero access point. Ok. Qui dicevo, nel caso della tecnologia ePMP si è aggiunta la disponibilità anche di un sistema d'antenne omnidirezionale 4x4 offerta da questa azienda KPI Performance,
che è, diciamo, un costruttore di sistemi d'antenna che ci dà come opportunità la possibilità di usare le PMP 3000 in un concetto monocellulare omnidirezionale e sfruttare il multi-user MIMO anche in questo contesto qua. Come vedete, qui ci sono degli esempi di test di performance con delle CPE installate localmente in fase di testing, e ci fa vedere come la capacità sia cambiata in maniera significativa se la CPE lavora in single user MIMO, quindi un client alla volta, piuttosto che in multi-user MIMO. Quindi abbiamo un'ulteriore opzione in più in termini di deployment della rete sfruttando 3000 e questo antenna 4. Spero che sentiate un pochino meglio. Ok. Un'altra cosa che è stata recentemente. Mi sentite? Sì, dai, più o meno, Non ogni so se mi tanto sentite. ce la facciamo, ce la facciamo. Ah, ok, va bene. Va bene. Dicevo, un'altra cosa molto interessante che fa parte del lancio di aprile è la uscita sul mercato di un'antenna dual horn multi-user MIMO. Quindi, in questo caso, una soluzione ad antenna horn che permette di sfruttare anche il multi-user MIMO del ePMP 3000. Questa soluzione è una soluzione che è stata pensata per andare a lavorare in ambienti ancora più interferiti, laddove la nostra antenna 4x4 settoriale possa avere eventuali particolari difficoltà, vista la natura del tipo di apertura a 90 gradi. Chiaramente in questo contesto questa antenna ha un livello di guadagno leggermente abbastanza inferiore, si parla di circa 12 dBi, che quindi fanno sì che il tipo di utilizzo in termini di range è sicuramente differente rispetto all'utilizzo di un'antenna settoriale come quella 4x4 per il 3000. Quello che però è interessante, qui sono stati fatti alcuni test preliminari prima ancora del lancio, e in questo caso è stato fatto un test con circa 16 CPE posizionate nell'arco della copertura dei 60 gradi, andando un po' a vedere quali fossero le prestazioni in un contesto misto tra tecnologia 11N e tecnologia AC, diciamo sparpagliate lungo il settore, e lavorando poi con una canalizzazione che è quella che realmente si riesce a utilizzare qua in Italia. E quello che si vede anche in una situazione di spettro abbastanza complesso, quindi abbastanza interferito. Lì sono stati fatti dei test di performance con addirittura anche il traffico degli utenti presente in rete. Quello che un po' si è visto dal punto di vista di questi test preliminari è sicuramente il fatto che l'utilizzo dell'antenna dual horn ha migliorato la distribuzione delle modulazioni, quindi si sono ottenuti dei livelli di modulazione un po' più alti rispetto al precedente utilizzo dell'antenna 4x4. Quello che però è stato un po' differente è in realtà il comportamento in uplink. Quindi in uplink si è visto un pochino meno il beneficio dell'antenna horn, ma questo è legato al fatto che il guadagno dell'antenna 4x4 MIMO, settoriale è comunque un valore molto più importante rispetto a quello della omnidirezionale. Sta di fatto che comunque in un contesto interferito come quello che vedete nella slide, il miglioramento su un corto raggio, e qui quando parliamo di corto raggio stiamo parlando all'incirca poco più dei 2 km, 2,5 km, il client più lontano, si è visto comunque una buona risposta e quindi una soluzione molto valida per andare a approcciare anche certi tipi di situazioni di quella natura. Ora, voi poi mi direte, però esistono anche antenne horn fatte da un costruttore come RF Elements, che vengono spesso abbinate con le tecnologie ePMP e non solo, e questo è il caso ad esempio di un'installazione fatta negli Stati Uniti dove la tecnologia Horn, quindi l'antenna Horn di terza parte, è stata installata su degli ePMP 3000. Anche qui si è visto un buon beneficio in termini di
in prestazione. Questo è un service provider americano che offre servizi ad alta capacità, quindi lui parla di fino a 150 megabit per 20 megabit di service plan su un canale a 40 megahertz, ma come vedete ha settorializzato fondamentalmente la propria diffusione nell'area in cui deve dare questo livello di performance, sfruttando proprio una PMP 3000 Lite in questo caso e delle antenne molto direttive, in questo caso a 30 gradi, come quelle dell'RFM. Quindi abbiamo come panorama installativo la possibilità oggi di lavorare con la dual horn e sfruttare il multi-user MIMO delle PMP 3000, oppure anche di lavorare con delle horn, in questo caso MIMO 2x2, sullo stesso PMP 3000, in questo caso Lite. La cosa che però è interessante, quindi fondamentalmente, qui un po' vi riassume quello che vi ho raccontato, le opportunità di configurazione che voi oggi avete a livello di antenna settoriale. La horn antenna dual horn, quindi multi-user MIMO, e la omnidirezionale 4x4 aggiungono sul nostro 3000 degli scenari di installazione e quindi di progettazione molto molto interessanti, che fanno sì che si possano anche fare delle pianificazioni per servire dei servizi ad alta capacità più alte rispetto a quelli che sono stati fatti fino ad oggi. E poi mi chiederete, ma io se provo a installare due antenne Horn come le precedenti sul mio 3000, che succede alla mia EPMP 3000? E questo, quello che succede fondamentalmente è un po' dipende che cosa andate a combinare. Sicuramente se utilizzate una Twin Horn Bracket, quindi un'antenna RF Elements come quella che vedete nell'immagine, non avrete nessun tipo di beneficio multi-user MIMO sul vostro 3000. Però la soluzione comunque funzionerà, quindi l'antenna sarà in grado di servire il vostro panorama di client. Se invece utilizzate un paio di horn antenna con magari direzioni differenti, anche in questo caso il multi-user MIMO non sarà sfruttabile. Però si può fare eventualmente una configurazione ad hoc per riuscire ad ottenere un beneficio di multi-user MIMO anche qualora si utilizzano due antenne di questo tipo. E una tipica implementazione è quella di andare a connettere in maniera opportuna le vostre horn antenna su delle chain ben specificate, vedete quindi le polarizzazioni verticali e orizzontali che vengono correttamente installate rispetto all'antenna horn, e sfruttando il nuovo firmware che oggi è ufficiale si può configurare la vostra PMP 3000 su una modalità dal punto di vista della gestione multi-user MIMO in modalità omnidirezionale, che è quella che è poi nata anche per gestire l'antenna 4x4 omnidirezionale, e a quel punto si possono notare delle performance in multi-user MIMO anche in quel tipo di installazione, quindi per cercare di lavorare magari con qualche antenna un po' più stretta rispetto alla dual horn. Ciò premesso, chiaramente la dual horn rimane l'antenna più che è ingegnerizzata, che è nata per fare questo genere di attività, ma per i curiosi della sperimentazione esiste questo un po' tricky da poter fare per cercare di ottenere una soluzione anche sfruttando qualcosa di preesistente già installato, magari con degli apparati esistenti 1000 o comunque 2x2. Questo perché è interessante? Perché la logica qui è quella di cercare di migliorare la vostra capacità di rete passando quindi a una tecnologia 3000 e di conseguenza a una soluzione multi-user MIMO. Se utilizzate due antenne Horn che guardano in direzioni differenti, quello che però potrebbe succedervi se ci sono dei client, diciamo 11N connessi a quella soluzione, potrebbero eventualmente lavorare in single stream con i client. Quindi un pochettino occhio a come
diciamo, vi lanciate in sperimentazioni più o meno fantasiose per poter vedere un po' come far funzionare il vostro sistema. L'altra cosa importante è che l'analizzatore di spettro lavora solo sulle chain 2 e 3, quindi attenzione anche a questo quando fate questo tipo di settaggi e installazioni. Però qualcosa, diciamo, oggi con la versione 4.5 si può fare anche con le antenne ORM attualmente, ma che magari voi avete già in campo. L'altra cosa interessante è, ok, cosa abbiamo come possibilità di espansione della rete? E sicuramente quello che abbiamo è diverse opzioni, quindi oggi l'utilizzo di settori 4x4 con 3000, l'utilizzo di settori 4x4 con 3000L e antenne settoriali, ma anche la omni, la settoriale, la dual horn o l'eventuale horn fino ad arrivare al micro pop. Tutto commisurato in base ai livelli di, diciamo, di densità di clienti che dovete servire, di tipologia di service plan, e quindi vi serve sicuramente il beneficio del multi-user MIMO per poter essere competitivi in termini di prestazioni e di contratti che potete offrire sulla vostra infrastruttura, in termini di necessità di sincronizzazione e poi in termini anche di tipologie di coperture da doversi fare. Quindi oggi la possibilità di ingegnerizzare la vostra rete su una tecnologia CV2 3000 è molto molto più potente rispetto circa un anno fa, quando abbiamo lanciato la soluzione con un certo livello di hardware e, ahimè, anche con un certo livello di software. L'altra cosa che è interessante, che voglio condividere, è uno studio fatto da questa azienda americana, si chiama Presim, che altro non è che una società di ingegneria che tipicamente si occupa in Nord America di fare analisi di prestazioni delle reti, quindi con dei servizi ad hoc per quel tipo di commissioning da parte dei clienti. L'azienda fa anche alcune ricerche di mercato e test di comparazione tra le varie tecnologie, quindi se siete curiosi e volete andare ad approfondire diciamo, i test e i report che hanno fatto sul panorama dei WISP in Nord America recentemente, hanno da poco fatto un nuovo report. Io vi do qualche informazione, poi chiaramente tutte le informazioni precise e puntuali le trovate nel report, però sono secondo me molto interessanti. Innanzitutto, nel report, qua si parla della situazione americana, quindi qui da noi sicuramente un po' di analogie ci sono, ma ci saranno anche un po' di differenze. Però nel report della situazione americana quello che si è visto è che l'oversubscription, quindi quanto andate a sovraccaricare di numero di clienti sulla base dei service plan e della capacità che offrite, è tipicamente per una rete di WISP di PMP stimata con un oversubscription tra 1 e 2 per il 28% e soltanto il 3,4% ha un oversubscription oltre 10, che vuol dire che quindi si permette una contemporaneità molto più spinta. Questo un po' è legato un po' anche al tipo di deployment che le PMP ha nelle aree rurali americane, quindi sicuramente ha tante situazioni in cui ci saranno pochi client da dover servire. Però è un dato interessante, vedete nel report che poi vi parlerà anche dello stesso tipo di rapporto, anche di tecnologie concorrenti. L'altra cosa interessante è qual è il throughput in termini di download su un PMP comparato con quello che è una situazione di 3000 durante i periodi di picco, quindi qui si parla, diciamo, pre-Covid in questo caso qua. Quello che è interessante è vedere come al variare delle canalizzazioni la differenziazione in termini di throughput, in termini di capacità, lì avete il valore medio e il valore anche di picco, il throughput offerto dalla tecnologia 3000 è significativamente interessante, si aumenta del 30, del 26% a parità di installato, andando a sostituire fondamentalmente la tecnologia. In fondo vi ho lasciato anche una piccola
visualizzazione invece del 150 megabit della tecnologia Medusa, giusto per darvi un'idea che poi in realtà poi ci sono anche tanti, ci sono anche tecnologie in cambio che offrono anche situazioni ancora più sfide competitive, diciamo. Comunque è molto interessante questo dato perché ci fa vedere come una sostituzione da un EPMP 2000 a un EPMP 3000 è sicuramente fortemente vantaggiosa. L'altra cosa interessante è il numero di client registrati tipicamente su una Base Station 2000 rispetto a una Base Station 3000. E in questo qua, caso, quello che si è notato da questo studio è, ad esempio, che il valore medio tipico è al di sotto dei 30 client su canalizzazioni a 20 MHz, al di sopra dei 40 su canalizzazioni da 40 MHz. Rispetto a una soluzione EPMP 3000 con un ulteriore, diciamo, overbooking di numero di clienti registrati che fruiscono del traffico di un circa 16% su 20 MHz e di addirittura quasi il 30% su 40 MHz. Questo tenendo conto di, come dicevamo, che l'overbooking che viene fatto diciamo in Nord America è abbastanza conservativo, no? Il 28% era un fattore 2. L'altra cosa interessante è il traffico in uplink. In uplink anche qui si è vista una bella differenza tra EPMP 2000 e EPMP 3000. Si è passato da un valore tipico di 3 megabit o 4 megabit su una tecnologia, valore medio tipico di un SM che lavora su una tecnologia EPMP 2000 a oltre un 16%, o oltre un 28% nel caso di EPMP 3000. Quindi sicuramente è il momento buono per andare a upgradare diciamo la vostra rete passando dalla tecnologia N di cambio EPMP alla tecnologia C. E questi dati sono sicuramente molto stimolanti. Diciamo poi per quelli che sono un po' più, credo, diciamo, sono un po' più Santommaso, quindi vogliono vedere un po' toccando con mano le cose, vi faccio vedere questo video dove si vedono 72 CPE collegate a un EPMP 3000 e dove il livello di grouping è molto elevato, quindi si ha doppia cifra. Se si va a vedere il traffico live, quello che si nota è che il traffico in media è all'intorno ai 100 megabit, ma si ha ben il 40% di traffico in multi-user MIMO durante periodo in cui si stava guardando il traffico. Se invece andiamo a vedere il traffico su un periodo molto più lungo, quindi a distanza di diverse ore, il picco è molto più interessante. Si arriva ad oltre 140 megabit con un traffico che ha dei picchi anche di 80 megabit in multi-user MIMO, il che vi fa capire che le prestazioni che il 3000 adesso inizia ad offrire in un contesto di settore cominciano a diventare veramente interessanti per poter garantire tutto quello che Marco ci raccontava all'inizio, dal punto di vista delle esigenze di traffico sempre più pressanti. Questo non è un demo, questo che vedete qua è una, diciamo, una registrazione di un access point live, quindi guardando quello che succedeva a livello di traffico in quel momento, e quindi vi fa capire che sicuramente questa soluzione oggi è sicuramente qualcosa da prendere fortemente in considerazione per fare una migrazione. Per quanto riguarda le CPE oggi come panorama, quindi come tipologia di dispositivi presenti a catalogo, sono composte chiaramente dalle soluzioni FORCE 300 con i vari livelli di guadagno. E in più si è aggiunta recentemente anche una soluzione, diciamo, low cost 13L che ha un costo più competitivo perché, ad esempio, non ha a bordo l'analizzatore di spettro come nel caso delle altre soluzioni FOS 300. Quindi, diciamo, adesso abbiamo un bel panorama di potenziali CPE da andare a combinare
per poter offrire il contratto giusto o l'ampliamento di contratto giusto al nostro cliente. Io non vi sto parlando di Elevate, ma ricordiamoci sempre che comunque il concetto di Elevate rimane sulla tecnologia N di terza parte oggi esistente. Per quanto riguarda l'N, il panorama di N rimane quello che avete visto, che avete usato probabilmente fino ad oggi, con forse in più l'introduzione a fine dell'anno scorso della Force 130 come tecnologia N, anche qui una soluzione più economica. Però vediamo un po' quello che invece è la parte di roadmap, quindi la parte di sviluppo che c'è in corso su questa tecnologia IPMP. Voi sapete che recentemente è stata rilasciata la versione 4.5 del software, e questa versione 4.5 è proprio quella che ha dato, diciamo, il là a tutto questo incremento un po' di prestazioni e di diciamo, interesse nel studiare un piano di migrazione. La release software, oltre a lavorare su una serie di bug fixing, ha introdotto almeno tre interessanti innovazioni. Sicuramente una è poter sfruttare l'antenna beamsteering, quindi l'antenna, quella che viene utilizzata in uplink, come succedeva per le PMP 3000, e la possibilità anche di configurare in maniera più ottimale la frame size da soli 5 millisecondi a 2,5, quindi poter far coesistere o ottimizzare le trame radio in maniera molto più spinta. Ma l'altra cosa che ha introdotto è la funzionalità di Reliable Multicasting, che è un qualcosa presente già da prima all'interno dell'IPMP 2000, che rende la piattaforma adatta a gestire il traffico di multicast e quindi fondamentalmente l'IPTV sul nodo di diffusione. Ora, voi sapete che a livello di ISP ci sono N.000 tunneling piuttosto che conversioni che vengono fatte per far arrivare il vostro flusso in streaming, ma poi dopo voi lo diffondete con il vostro access point verso i vostri subscriber. Quindi questa funzionalità di fatto vi aiuta a gestire al meglio questo traffico, evitando di spalmarlo dove non serve inizialmente. Per quanto riguarda invece la roadmap di sviluppo, quello che c'è di interessante lo vedremo arrivare con la versione 4.6, scusate, dove avremo uno sviluppo ancora software su delle modalità un po' più ottimizzate, come la modalità flexible, che spesso è utilizzata su access point che non hanno la necessità della sincronizzazione, quindi che vivono da soli senza dover essere sincronizzati con altri attorno a loro, ma anche la possibilità di lavorare con analizzatore di spettro remoto e l'automatic channel selection per gestire il cambio di canale, quindi con la modalità flexible. Come vedete, quindi, dal punto di vista dello sviluppo, comunque ci saranno in questa seconda metà comunque delle altre novità che arriveranno. Con questo io riporto la palla su di Marco, che vi racconterà qualcosa in più dal punto di vista marketing. Eccoci qua. Allora, solo qualche slide perché non vogliamo farvi passare tutto il venerdì pomeriggio, come dire, tra centinaia e centinaia di slide. Eccoci. Allora, non so Aspetta che se. no, non ce l'hai ancora. Aspetta un attimo che qua. Ti devo rimandare la palla. Aspetta un attimo. Assegna il ruolo come redattore. Voilà, tutta tua. Eccolo qua. Ditemi quando si vede, quando ci siamo. Si vede? Sì, io lo vedo. Ok, ottimo. Allora, dicevamo, vi racconto qualcosina dal punto di vista di promozioni, di cose che abbiamo deciso di mettere in piedi proprio in questo periodo. E passiamo subito alla promozione chiamata Just Do IPMP.
Allora, è una promozione molto interessante. Sinceramente, abbiamo fatto moltissime riunioni anche con gli Stati Uniti proprio per permetterci di garantire al mercato italiano, una promozione che potesse dare una mano in questo periodo, no? Abbiamo detto ovviamente che le richieste sono tantissime, che dall'altro lato ovviamente anche la questione economica ha il suo perché, e quindi abbiamo lanciato all'inizio di aprile e vale fino al 15 giugno il pacchetto A e il pacchetto B. Quindi il pacchetto A è molto facile, è fatto sugli access point, quindi compri 5 access point e ne ricevi uno in omaggio. Ok, quindi un 5 più 1. Okay? Dall'altro lato invece il pacchetto B è incentrato sull'SM e quindi compri un settore, quindi l'access point con l'antenna settoriale. Compri 44 SM e ne ricevi 4 gratis. Ecco, la cosa interessante è che è valida fino al 15 giugno, ma le consegne possono essere effettuate fino al 30 settembre, quindi io posso comunque ordinare tutto quello che mi pare, l'importante è che debba essere consegnato entro il 30 settembre. Ok? E questa è la prima promozione interessante perché poi sapete sull'IPMP, che comunque già è una famiglia di prodotti che ha dei prezzi molto interessanti, avere delle promozioni è anche una cosa, insomma, che fa piacere. Aggiungiamo poi una cosa che riguarda più il punto punto che il punto multipunto, ma il 550 lo ricordiamo solo perché poi l'abbiamo nominato anche venerdì scorso nella sessione dedicata ai punto punto, ma anche in questo caso promozione valida fino al 30 giugno, in questo caso, quindi a fine diciamo del trimestre. Ma la cosa interessante, qui si acquistano 4 link e uno è in omaggio. Ok, 550 punto punto per portare connettività diciamo dedicata ai clienti e ovviamente con performance interessanti. Se vi interessa approfondire, riguardatevi la registrazione del Friday Update del venerdì scorso che noi mettiamo proprio pedissequamente tutte le settimane sul blog. Quindi poi vi darò l'indirizzo. Allora, abbiamo lanciato una nuova promozione che è proprio nuovissima, nel senso che l'abbiamo lanciata stamattina, quindi la troverete a breve, diciamo, poi comunicata dai distributori. Allora, acquistando un IPMP Access Point 3000, riceverete 40 licenze IPMP Elevate gratis. Allora, abbiamo deciso di fare anche questo sforzo ulteriore. Perché? Perché l'Elevate permette a tutti quelli che hanno delle vecchie reti Ubiquiti, MikroTik esistenti, permette uno swap, quindi un aggiornamento di rete molto più morbido. Cioè, mi spiego meglio, invece di sostituire tutto d'amblè, sostituisco una rete concorrente con la rete Cambium, posso sostituire in prima battuta solo l'access point e elevare le SM. Ok? Elevare cosa vuol dire? Che inserisco il firmware e loro si comportano in tutto e per tutto come delle SM Cambium. Ecco, questa promozione è valida anche in questo caso fino al 30 giugno e 40 licenze pronti via per ogni access point IPMP 3000. Ricordiamo che i costi delle licenze sono di 19 euro per la singola e di 14 il pacco da 10, ok? Cioè quindi 14 l'una ovviamente, quindi 140 il pacco da 10 e i modelli supportati sono i modelli N, come ricordava Max prima. Quindi su Ubiquiti abbiamo tantissime compatibilità con moltissime SM, su MikroTik l'abbiamo sull'SXT Lite e la LHG. Poi ovviamente se avete bisogno di domande, approfondimenti, eccetera, eccetera, fate pure riferimento o ai nostri distributori che sono bravissimi, oppure scriveteci un'email o contattateci. Ok, passiamo oltre e vi dico anche che noi da sempre abbiamo avuto i demo kit, cioè per chi volesse approfondire le tecnologie IPMP con il training, avevamo il bundle IPMP, quindi un mix di prodotti IPMP più il corso insieme e che avevano un costo vantaggioso. Nello specifico era per il demo kit IPMP 3000 full, scusate, per il demo kit IPMP 3000 L avevamo
avevamo un costo di 690 euro, mentre quello full, quindi l'IPMP 3000 con il corso, era 1099. Ok, cosa è cambiato? È cambiato che abbiamo inserito i virtual training. Quindi i virtual training, che adesso vi racconterò, hanno diminuito i costi. Quindi a 600 euro prendete quello piccolo e a 990 prendete quello grande. Il Cambium Virtual Academy, che cos'è? Quindi è la modalità virtuale dell'erogazione dei corsi, come vi dicevo. Allora, abbiamo deciso di spostare tutto il calendario di training insieme, ovviamente con i nostri distributori, perché poi sono loro principalmente che erogano i corsi come Authorized Training Center. Spostare tutto il calendario da l'on-site all'online. Quindi ovviamente è stato, insomma, un passaggio abbastanza importante perché potete immaginare i corsi di certificazione sono i corsi di 2 giorni dove gli studenti arrivano, hanno il demo kit, fanno tutte le prove pratiche, poi alla fine del corso c'è l'esame, eccetera. Abbiamo deciso di, uno, intanto proprio cambiare la modalità, quindi invece di fare 2 giorni full time, che si esce poi un po' bolliti, di suddividerlo in più giorni, 3 o 4 mattinate, in modo tale che sia più gestibile anche più bello da fare. Oltretutto, abbiamo deciso di mantenere gli esercizi in aula e quindi cosa vuol dire? Che si faranno da remoto e per chi ha i prodotti, quindi se ha comprato il demo kit e li ha direttamente a casa, li può configurare direttamente lì, se no si possono accedere ai server centrali. Poi ogni distributore ha differenti modalità, ma comunque la base è questa. La cosa interessante è che quindi si continuano le lezioni live, si continuano gli esercizi pratici e in più c'è anche l'esame finale, quindi l'esame finale con la certifica Cambium e c'è il tutoraggio fatto dal trainer via chat, quindi qualsiasi domanda, curiosità, dubbio che avete potete chiedere al trainer, eccetera, e quindi vi darà una mano anche nella fase dell'esame. La cosa bella è che ci sono i corsi scontati, quindi abbiamo detto sia i bundle sono scontati come abbiamo visto prima, ma anche lo stesso corso, se uno volesse fare solo il corso, non comprare il demo kit, sono scontati fino al 50%. La cosa aggiuntiva è che con questi corsi ci sono anche degli e-learning, quindi dei corsi propedeutici che vengono suggeriti in modo tale che lo studente può avvicinarsi poi alla sessione live con il trainer già preparato su varie tematiche, ovviamente dipende poi dal corso che viene scelto. Una cosa interessante che abbiamo lanciato, ve l'abbiamo raccontata ancora, ma mi piace sottolinearla, sono i training del cappellino, questi training che sono stati lanciati da Max, è stata una sua idea e io la appoggio tantissimo perché ogni 15 giorni praticamente escono queste serie, queste sessioni demo live dove lui si registra finché fa vedere le piattaforme, quindi non so, c'è sia Reach, sia in pilot, sia in maestro, c'è la parte di vario genere, non so, c'è anche sia in Matrix per gli switch e ovviamente noi continueremo ad uscire. C'è anche il 550 per chi volesse approfondirlo. Qui vedete il link qui sotto, comunque è il nostro blog che è itblog.cambionetworks.com, arrivate lì e poi c'è il pulsantino, lo specialista. Abbiamo lanciato poi, ve l'ho raccontato in qualche scorso Friday Update, ma se non c'eravate ve lo riracconto, due canali. Allora, Telegram, che è un social network abbastanza nuovo, però ci piace per la modalità che ha di ingaggio. E quindi abbiamo creato due canali. Uno, Cambio Networks Italia Official, che è un broadcast, quindi voi vi iscrivete e ogni volta che noi abbiamo un articolo, una campagna, una promozione, qualsiasi cosa, lo pubblichiamo lì. Invece l'altro è la community, che è poi moderata anche da varie persone, tra l'altro anche clienti Cambio, quindi non solo dipendenti Cambium, e dove c'è proprio un interscambio completo, quindi domande, risposte, questioni, tra tutte le persone che ruotano nel mondo Cambio, quindi dai clienti, ai sistemi integrati, agli WISP, ai distributori, piuttosto che i nuovi. Ok, poi Bring a Friend rimane anche quest'anno il programma Porta un amico, quindi se avete un, in questo caso per gli WISP, un WISP amico, che volete segnalarci, allora ci sono benefici sia per voi che per lui. Quindi
Quindi se lo segnalate voi vi guadagnate un settore gratis e lui avrà poi degli extra benefici, quindi degli special price dedicati per testare Cambium per la prima volta. Trovate già tutte le informazioni nel link che vi ho indicato lì sotto. Se avete domande, comunque come sempre, o scrivete a me o scrivete a Leo, che poi è l'esperto di tutti questi programmi, eccetera. Direi che abbiamo finito. Cioè l'ultima parte, quindi domande e risposte. Spero che sia stato tutto chiaro, che la connettività abbia tenuto e a questo punto rileggiamo insieme con Max le domande che sono state fatte. Tu ci sei, Max? Arrivo, eccomi qua. Sì, Eccoci. stavo dando un'occhiata veloce alle domande. Direi che una ci chiedono se c'è la registrazione piuttosto che le slide, sicuramente sì. I contatti, l'audio per mea culpa si sentiva male. Non so, avete qualche curiosità, qualche domanda, qualche cosa che non è stata molto chiara da chiedere? Siamo qua. Eccoci, io nel frattempo vi mando il link al blog, così avete tutto. Eccoci, e quello è il link. Appena entrati in alto a destra vedete un tastino che si chiama Lo specialista e dentro lì trovate tutto, quindi le registrazioni dei Friday Update, ma anche i training del cappellino, eccetera. Bene, Direi direi che che sì, non ci sì. sono altre domande. Spero siamo stati sufficientemente chiari, ecco, su quello, e non siamo stati noiosi, soprattutto. Esatto. Speriamo di no, dai. Va bene, allora, perfetto, tutto chiaro, vi ringraziamo, ci fanno anche i complimenti, grazie a voi invece di essere stati con noi. Ci vediamo il prossimo venerdì. E nel frattempo vi auguriamo un grande weekend, tra l'altro che unisce anche il 25 aprile, giusto? Quindi ci divertiamo Certo. anche un po'. Va bene? Grazie a tutti, arrivederci.